A tutti, buongiorno, sono qui a bellissimo Santo Domingo, Baia Ibe, Veratour, e grazie a Veratour che sono qua perché lavoro con loro, facciamo la settimana speciale con Jill. E allora oggi stavo qui, stavo facendo YouTube e è cominciato a piovere. Allora nel frattempo ho detto che facciamo? Vloghiamo, parliamo con i nostri amici che mi avete fatto un sacco di domande e andiamo a rispondere alle vostre domande. Allora, molti di voi mi parlate sempre della dieta. Allora, non sono nutrizionista, ma ti posso dire quello che ho scoperto scrivendo i miei libri, seguendo proprio il mio personale viaggio nella nutrizione. Allora, Veronesi, Walter Longo, il China Study, anche Dr. Barry Sears, sono quasi tutti vegetariani. Tutti quanti parlano della dieta vegetariana perché poi alla fine è quella che è stato programmato sul nostro DNA. Andiamo a ripensare a 50.000 anni fa, che cosa facevano le nostre avi? Allora, cacciavano, partivano da punto A a punto B, erano nomadi, cercavano la cacciagione, magari riuscivano a cacciare una volta a settimana e poi entravano in uno stato chetonico per cercare altro cibo per 3, 4, 5 giorni. Allora, in questo stato di chetosi mangiavano verdure, magari qualche bacca, no? Mirtillo, qualche magari frutto di bosco, ma era difficile magari di trovare frutti più zuccherine come le banane o il mango. Ovviamente dipendeva dove abitavano, per cui a Santo Domingo secondo me le banane e i manghi le trovavano sicuramente. Però pensando di così, andiamo a provare di riavvicinarci alla nostra DNA, alla nostra, diciamo, nutrigenoma. E quando noi ci nutriamo in modo lineare, in modo diciamo atavico, sicuramente il tuo corpo risponderà. Io più che altro, era 2015, siamo due anni e mezzo fa, io sono diventata vegetariano pescetariano perché mangio il pesce per le proteine, ma non lo mangio tutti i giorni, ma mangio tanto verdure, questo sì. E l'altra cosa è, sulla mia ricerca della microbioma, le verdure sono stra importanti, specialmente quelle che hanno gli amidi resistenti come la patata dolce, come le banane verdi. Pensate, banane verdi, questa resistance starch che arriva al colon e nutre la nostra flora batterica, e la flora batterica è responsabile di un sacco di cose, la produzione di vitamine, la produzione di serotonina che ci dà un senso di sazietà, ci dà un senso di benessere e ci aiuta il metabolismo. Allora, non proviamo di guardare più il cibo soltanto dal punto di vista calorico, ma guardiamo il cibo dal punto di vista del suo valore, valore per il nostro corpo, valore per il nostro microbioma, valore per le nostre cellule, e così proviamo di eliminare le tossine, ok? Così, zucchero, bibite zuccherate, bibite colorate, bibite che sono multicolor, via, ok? Tutto quello che è uno zucchero semplice da bere, che è a base di glucosio e fruttosio, no, ok? MSG, no, ok? Interrompe proprio i neuroni, ok? I nostri fisici oggi come oggi sono intossicati. E se guardate negli ultimi 40-50 anni, è veramente triplicato, quadruplicato casi di cancro, di sclerosi multiple, celiachia. Non si parlava di le persone celiache 20 anni fa. Non sapevamo chi fosse. Tutti quanti sono intolleranti al lattosio, al glutine, e ci deve essere un perché. Secondo me perché noi siamo stracarichi di tossine, stracarichi di coloranti, il nostro corpo sta lottando di tenerci in vita contro queste tossine. Invece se noi torniamo indietro, cominciamo a mangiare in modo più naturale, diamo una bella, diciamo, pulizia di disintossicazione sul nostro corpo, diamo una mano alla microbioma di ripararsi, perché si può riparare la microbioma, vedrete che i chili se ne vanno anche mangiando. Altre cose che ti devo dare consiglio come per la dieta: hanno fatto dei studi scientifici di diete ipocaloriche con meno zucchero o meno grassi, no? Questo zucchero cattivissimo, i grassi sono cattivissimi, ma si è visto che in entrambi i casi, ok, chi mangiava più fibre dimagriva di più. Allora, il trucco, se vogliamo dire oggi come oggi, il miglior trucco per perdere peso e rimanere tranquilli è mangiare tantissime fibre. Dove si trovano le fibre? Dove si trovano questa inulina, questa amido resistente che ci aiuta il nostro microbioma a ripararsi, nutrirsi e, diciamo, essere più florida?
verdure, e ritorniamo là, le verdure. Allora, asparagi, l'indivia, il broccolo, il cavolo, la berza, il cavolo cinese, le rape bianche, la barbabietola, tutte queste verdure. Ok ragazzi, mi raccomando, provate di mangiare almeno 18 verdure diverse a settimana. E se siete creativi, ok, andate un attimo al fruttivendolo, vedrete che c'è un sacco di opportunità. Semplicemente ci devi mettere al lavoro, ok? Anche la misticanza, provate di trovare cose che vengono dal campo, andate a fare la spesa nella famose mercati, no, proprio quel mercato dove trovi il contadino che porta le sue verdure a chilometro zero, mangiate tantissime verdure. E poi dopo, nella prossima vlog insieme, parlerò del intermittent fasting, ok? Questo digiuno ed intermittenza. Ma oggi, come dieta, che cosa ti devo dire? Guardiamo di riparare il nostro microbioma mangiando molto molto più verdure, molto molto più fibre, ok? Io personalmente sto lontano dalla carne e dal latticini perché a me mi intossicano. Ogni tanto 2-3 giorni mangio il pesce, e poi tanti semi di noci, semi di come mandorle, frutta al guscio, tanto olio di oliva. E proviamo a ritornare come i nostri nonni, che erano tutti magrelini e molto sorridenti. Alla prossima, ricordate, condividete questo video se vi piace, sottoscrivetevi al mio canale e spero di sentirvi presto. Ciao!